E ciao a tutti ragazzi, benvenuti qui in questo nuovo video su Gran Turismo Sport, nuovo episodio della Nation Cup, round numero 7 e round finale numero 8. Quello che stiamo per andare a vedere è il round numero 7, il penultimo round di questa pre-season 2020, dove si correva al Tsukuba Circuit con classe di auto N200 e si utilizzava la Toyota SFR da competizione. Partivamo in seconda posizione, come avete potuto vedere, dopo un ottimo tempo di qualifica. Ovviamente il Tsukuba Circuit è abbastanza complicato come pista, non per quanto riguarda la pista in sé, perché comunque è una pista molto semplice, molto corta, però è una pista che comunque, appunto, essendo molto corta e anche non tanto larga, quindi abbastanza stretta, era abbastanza difficile cercare di fare una qualifica e cercare di mantenere un buon passo di gara, anche perché si era sempre tutti quanti in modo abbastanza compatto. Ci ritroviamo qui dopo una transizione che è stata quasi inesistente, ma se siete stati attenti lo avete notato. Siamo al terzo giro, dove eravamo rimasti comunque secondi dietro il pilota ceco, però eravamo tallonati dal pilota tedesco, che dopo aver fatto il miglior giro di 1.8.036 era concentrato per andare a superarci, cosa che è riuscito a fare uscendo molto veloce dall'ultima curva e quindi essendo in traiettoria interna. Nella prima variante del Tsukuba Circuit non ho stretto tantissimo, gli ho lasciato abbastanza spazio, visto che comunque si era già infilato all'interno, non potevo stringerlo, quindi perdiamo la seconda posizione. Però cerchiamo di mantenere un buon passo per cercare di non perdere, appunto, decimi e secondi preziosi dai piloti davanti. Siamo qui all'ottavo giro, quando il tedesco aveva già superato anche il pilota ceco alla prima variante. Il pilota ceco, per cercare di mantenere il passo, ha sbagliato quel tornante, andando fuori e concedendoci la seconda posizione, sempre alle spalle del tedesco, che stavamo cercando di mantenere sotto il contatto. Al 14° giro, all'ultima curva del 14° giro, ci eravamo praticamente rifatti sotto il tedesco da già 2-3 giri e ci stava facendo un po' da tappo e stava facendo riavvicinare i piloti alle nostre spalle. Nella prima curva qui il tedesco, con un po' di sottosterzo, va ad allargarsi, io provo ad infilarmi, riesco a portarmi in testa, ma le accelerazioni della SFR, purtroppo essendo classi N200, non erano chissà quanto sbalorditive, quindi poi ovviamente, essendo auto monomarca sostanzialmente in questa gara, avevamo entrambi le stesse accelerazioni, quindi riuscire ad avere uno spunto in velocità maggiore rispetto ad un avversario era più complicato. Anche qui il tedesco va un attimo a sporcare l'uscita curva, perdendo quel po' di aderenza che mi concedeva di andare leggermente avanti, ma non abbastanza da poter affrontare la curva nel miglior modo possibile per poter mettermi davanti a lui. Quindi 15° giro, prima dell'ultima curva, eravamo sempre secondi attaccati al tedesco, ma con la differenza che il greco dietro di noi si era rifatto sotto ed era a meno di un secondo da noi. Quindi provavo in tutti i modi di sbarazzarmi del tedesco e mettermi davanti per poter provare a fuggire, ma il tedesco metteva con una traiettoria difensiva l'impostazione curva, anche se andava leggermente largo, ma non potevo accelerare come volevo, perché appunto essendo all'esterno ero impossibilitato a fare la mia classica traiettoria per poter andare veloce. Qui alla chicagna la prendo leggermente un pelo un pochino più larga, stavo cercando di fare di tutto per sorpassare il tedesco, ma non c'era verso di riuscire a guadagnare la prima posizione, benché mancavano ormai 2,5 giri alla fine di questa gara tirata al Tsukuba Circuit. Anche qui stesso problema della prima curva, non posso accelerare allargando la traiettoria, poiché all'esterno c'è il tedesco che insomma mi occupa la strada, quindi dopo un giro le situazioni rimangono invariate, ma con il greco che risulta essersi avvicinato ancora di più ai nostri scarichi. Intanto si va a concludere il 16° giro con posizioni invariate e inizia il penultimo giro di questa gara al Tsukuba Circuit, con il greco che ormai era molto vicino. Provo sempre a reinfilarmi al tedesco, ma non c'è spazio, non c'è accelerazione che ci permetta di riuscire a scalzare la prima posizione. Anche qui il tedesco però va largo, ma per lo stesso motivo non posso accelerare perché lui è all'esterno che mi occupa l'uscita di traiettoria, quindi devo sempre rilasciar sfilare il tedesco in prima posizione e accontentarmi momentaneamente della seconda posizione. Qui all'ultima staccata i piloti alle retrovie tentano una staccata, il greco mi viene addosso, mi fa perdere un po' di stabilità, ma riusciamo ad uscire. Siamo in tre su questo rettilineo, testa a testa, prima dell'ultimo curvone verso destra, dove cerco, essendo io davanti, di non stringere troppo la traiettoria, ritardo leggermente la frenata, anche se questo mi comporta andare leggermente largo, ma siamo in prima posizione. Ma dalle retrovie una tamponata fa sì che il greco mi venga addosso, mi mandi fuori, mi faccia perdere tutte le posizioni che avevo guadagnato, facendomi ritornare in quarta posizione. Anzi, dopo che è arrivato anche il portoghese, essere arrivato in quinta posizione dalla prima che ero all'inizio dell'ultimo giro di questa gara al Tsukuba Circuit. Intanto lì davanti iniziavano ad esserci delle penalità. Io provavo a reinfilarmi al portoghese anche con la macchina leggermente scomposta, era all'interno però il portoghese, quindi devo lasciarlo sfilare, non posso aggredire così come vorrei. Eravamo in quinta posizione, erano rimaste sostanzialmente due curve. Qui mi inserisco con grande cattiveria per riprendermi almeno la quarta posizione, o almeno volevo provarci. Intanto lì penalità, 2 secondi al pilota davanti, 1,5 secondi al tedesco, ma le accelerazioni ovviamente non fanno modo che di riuscire a guadagnare qualcosa con queste penalità. Eravamo in quinta posizione, mi inserisco questa volta però con il tedesco con estrema cattiveria e niente ragazzi, devo purtroppo solo accontentarmi di una quarta posizione in una gara tirata e combattuta fino all'ultimo giro, dove c'è stato un po' di scompiglio finale. Però signori, ci portiamo a casa questo quarto posto dopo insomma i precedenti 2 round che non avete visto perché ci sono stati dei problemi per quanto riguarda dei bug che purtroppo mi hanno compromesso le gare. 123 punti, una gara senza aver fatto incidenti, incredibilmente. E ci spostiamo a quello che è l'ultimo round di questa Nation Cup Pre-Season 2020, gara all'autodromo Lago Maggiore con auto gruppo 4, dove partivamo in quarta posizione con un buon tempo di qualifica ed eravamo pronti a cercare di fare del nostro meglio con una strategia ben chiara in mente. 12 giri da dover affrontare in questa gara, in una pista lunga quasi 6 km, dove bisognava utilizzare obbligatoriamente le gomme da corsa dure. Partivamo con le gomme da corsa morbide, dove il mio intento era fare una doppia sosta alla fine del 6° giro, qualora le gomme da corsa morbide avessero resistito per 6 giri su questa pista, rientrare al pit, montare le gomme da corsa dura per ogni singolo giro, rientrare e montare le gomme da corsa di nuovo morbide e fare gli ultimi 5 giri finali, in modo da usufruire delle gomme più performanti per praticamente 11 giri sui 12 disponibili. Intanto avevamo già superato l'italiano e ci eravamo messi in terza posizione e dovevamo solo essere il più veloci possibili. Ovvio, stavo cercando di anche effettuare una guida al risparmio del carburante, infatti non tiravo troppo le marce al limitatore, dove diciamo si faceva in qualifica per cercare di fare un buon tempo, ma le cambiavo leggermente in anticipo per evitare di consumare troppo carburante, anche perché avrei dovuto effettuare il rifornimento, cosa che avrei fatto al primo pit, in modo da poter poi concentrarmi per andare fino alla fine della gara. Intanto eravamo in terza posizione, dovevamo cercare di stare attaccati ai primi per far funzionare al meglio la nostra strategia e cercare quindi di rientrare dopo i pit e non dover far chissà quanti troppi sorpassi prima di arrivare in testa, in modo da cercare di fare una gara più pulita possibile, perché i sorpassi ovviamente avrebbero di certo fatto perdere molto tempo, come avete visto nella gara precedente, e quindi avrebbero compromesso un po' quella che sarebbe potuta essere la strategia. Intanto finisce il primo giro, eravamo in terza posizione, avevamo guadagnato quindi una posizione dalla nostra griglia di partenza. Occhio qui alla prima staccata dove l'olandese va leggermente fuori, quindi in questa curva si allarga, noi riusciamo a metterci all'interno e riusciamo a prenderci la seconda posizione e metterci alle spalle dello svizzero. Alle spalle dello svizzero ci restiamo fino alla fine del quinto giro, quando iniziano ad effettuare i primi pit stop. Ovviamente le gomme, come potete vedere, sono abbastanza consumate, ma avevo notato che comunque c'era ancora della aderenza, c'era ancora della stabilità, quindi ho deciso di fare il sesto giro per attuare al meglio la nostra strategia. Infatti alla fine del sesto giro siamo rientrati, abbiamo montato le gomme da corsadure e abbiamo fatto il pieno di carburante. Ovvio che se le gomme non fossero state in grado di effettuare 6 giri, a quel punto avrei optato per fare, anziché un solo giro con le gomme da corsature, di farne almeno un paio, ma comunque non montare le gomme da corsa medie perché non era necessario montarle e non era di obbligo utilizzo montare appunto le gomme da corsa medie. Resta di fatto che dopo il pit rientriamo comunque in prima posizione, quindi abbiamo guadagnato nonostante tutto un paio di secondi dal pilota alle nostre che c'era davanti, ovvero lo svizzero. Rientriamo alla fine del settimo giro per togliere le gomme da corsa dura e rimontare le gomme da corsa morbide ed effettuare gli ultimi 5 giri di questa gara. Ovviamente si riesce sempre in testa, quindi questi pit ci hanno conferito la prima posizione e ci hanno fatto prendere anche un enorme vantaggio dai nostri inseguitori. E non ci restava dunque che affrontare gli ultimi 5 giri in modo abbastanza costante e senza commettere errori, per permetterci di guadagnare quella che era una vittoria abbastanza agevole che la strategia ci ha permesso di compiere. Infatti ultimo giro, qui stiamo affrontando l'ultima curva dell'autodromo Lago Maggiore di questo ultimo round della Nation Cup pre-season e ci portiamo a casa questa vittoria strameritata con un'ottima strategia, e signori, con tanti punti che si vanno ad aggiungere al nostro bottino, mentre lo spagnolo vediamo che ha preso 20 secondi di penalità per non aver utilizzato le gomme da corsa dure. Quindi ci portiamo a casa questa vittoria nell'ultimo round della pre-season 2020, recuperando 3 posizioni e facendo 135 punti, il che si vanno ad aggiungere e diventano uno dei punteggi che entrano in classifica per poter aumentare il nostro bottino. Quindi signori, io vi invito a lasciare un like, un commento ed iscrivervi se non l'avete ancora fatto. Mi raccomando, non perdetevi il prossimo episodio martedì prossimo, perché signori, quest'oggi che state vedendo questo video partirà la Nation Cup 2020, la stagione ufficiale di Gran Turismo. Quindi signori, ci sarà da divertirsi, questa volta non si scherza più, non è più una serie esibizione o prestagione, ma inizia il vero e proprio campionato. Quindi signori, mi raccomando, non perdetevi il prossimo video, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto per non perdervi appunto i round che ci saranno. Ci vediamo nel prossimo video, sempre qui sul canale. Ciao a tutti ragazzi.